Vai, Steve. L'amore. Ciao a tutti, sono Gianni di Autorobo.it, la community italiana dei Transformers su Facebook. Su questo canale recensisco più che altro modellini di Transformers, ma il pilastro di tutto è sempre la passione e le emozioni. E stasera vorrei parlare un po' di questo, fare un breve video nel quale condividere con voi una piccola, grande, appunto, emozione per un piccolo, grande traguardo collezionistico. Premetto il discorso dei bambini anni 80, noi bambini anni 80 che davvero giocavamo tanto. Non voglio fare il vecchietto della situazione, ma io davvero, lo dico di cuore, ringrazio quei tempi in cui non ho avuto tanti giocattoli, ho avuto poco nell'infanzia, ma proprio avendo poco ho potuto apprezzare quel poco che avevo. Quindi chi come me appunto non ha avuto tanti giocattoli, anziché come succede oggi, lo dico io per primo, sono anch'io padre e quindi so di cosa parlo, oggi ci sono mediamente più possibilità, quindi si ricevono più giocattoli e quindi ogni giocattolo diventa uno dei tanti, mentre all'epoca ogni giocattolo era un'identità a sé, poiché erano davvero pochi e quindi ogni giocattolo ha un suo ricordo specifico ed era un'emozione unica. Se parlo di giocattoli, ci sono due modelli. Chi segue i miei video saprà più o meno già di cosa parlo. I due modelli sono questi qua, cioè Sunstreaker, qui in versione Diaclone, quando ancora non si chiamava Sunstreaker, e Jazz. Sunstreaker perché quando avevo 5 anni è stato il primissimo che ho visto tra le mani di un mio amichetto, non l'ho mai potuto avere, non l'ho più rivisto in tutta l'infanzia e quindi poterlo avere anche in età adulta è stato veramente un tuffo nel passato, in quel desiderio represso, diciamo così, che finalmente ho potuto realizzare e, come sapete, l'ho aperto qui insieme a voi sul canale. Jazz invece è stato il primo reale Transformers che mi è stato regalato da bambino. Questa è la versione in corta cara che appunto in box originale ci ha fatto recuperare questi gioielli del passato. Ed il traguardo collezionistico riguarda proprio questi due personaggi. Per concludere il discorso in questo breve video, tornando a parlare dei bambini anni 80, appunto c'erano meno possibilità, giocavamo di più, riuscivamo a espandere, a sfruttare di più la nostra fantasia, anche perché, c'è da dirlo, in quegli anni iniziavano a uscire i primi Commodore 64, i primi Nintendo, i primi Sega Master System, altri bei ricordi, però era ancora rimasta quella voglia di giocare. Noi si è giocato fino almeno a, io mi ricordo, fino a 10 anni almeno ho giocato con i giocattoli, soprattutto con i Transformers. Oggi purtroppo già a 7-8 anni vengono assorbiti dai videogiochi, motivo per il quale molti giocattoli un po' più avanzati, soprattutto qui nel panorama, nel territorio italiano, molti giocattoli più avanzati, come possono essere, per quanto riguarda ciò di cui parlo, i Transformers, molti Transformers più avanzati non arrivano in Italia proprio perché appunto i bambini già dagli 8 anni in poi giocano ai videogiochi e quindi arrivano soprattutto giocattoli per i 5-6 anni, quindi più semplificati, e quindi noi collezionisti che vorremmo quelli un po' più elaborati dobbiamo ordinarceli da internet, per carità. Evviva che ci sia internet, però purtroppo al di là di alcune zone dove qualcosa arriva, però in generale sul territorio nazionale arriva davvero ben poco di elaborato, proprio perché si è abbassata l'età media di gioco, quindi i bambini che giocano sono circa 6-7 anni, dopo purtroppo partono con i videogiochi e via. Quindi mi ritengo fortunato
per aver avuto poche distrazioni all'epoca, per aver potuto giocare tanto con i miei giocattoli e poter beneficiare di questa fantasia che ancora oggi cerco di tenere alta ogni giorno, non come all'epoca ovviamente, però un po' di fantasia, un po' di sogno, cerco di mettercela in tutti i giorni e cerco di trasmettervela anche con questi video. Ma passiamo a questo piccolo traguardo collezionistico di cui vi ho accennato prima. Ed eccole qua, quelle che sono attualmente le massime versioni collezionistiche di questi personaggi. È da un po' di tempo che aspetto di poter completare questo quartetto con i recenti Fanstoys, Mirage e Jazz, che mi è arrivato da poco, come sapete. Sunstreaker, ve ne ho già parlato, anche di Jazz. Lui, Sideswipe, è il fratello inseparabile, quindi come coppia assolutamente non poteva mancare. E Mirage va a costituire quella che è nell'immaginario mio, ma di tanti noi appassionati di Transformers, questa va a costituire la coppia ideale, cioè Jazz e Mirage. Dico ideale poiché non era una coppia fissa nel cartoon, come sono appunto i gemelli Lambor, come erano ad esempio Grapple ed Hoist, eccetera. C'è un episodio in cui gareggiano che mi è rimasto molto appunto impresso, molto nel cuore, un episodio in cui appaiono di fianco e gareggiano, e già lì è stato bello vederli insieme, ad esempio. Quindi peccato che nel cartoon questi due personaggi non abbiano costituito ufficialmente una coppia fissa, però l'immaginazione è la nostra e li accoppiamo quanto ci piace e pare. E non penso che sia un caso che i Fanstoys, appunto Mirage, Phantasm e Jive, Jazz, siano usciti insieme, poiché appunto nell'immaginario questi due personaggi sono talmente accattivanti che come coppia ideale sarebbero stati davvero inarrestabili. Quindi per me queste sono le versioni di massima rappresentazione di questi quattro personaggi e sono quindi Sunstreaker. Entrambe le versioni sono masterpiece originali, talmente mi è piaciuto questo personaggio che appunto l'ho preso in doppia copia. Qui abbiamo il Sideswipe originale Takara, qui la versione Bad Cube Steamroll. Qui abbiamo l'ottimo Transform Element, sempre dedicato a Mirage. Qui il Fanstoys, sempre Mirage. Qui abbiamo il Make Toys Downbeat. E qui, finalmente arrivato proprio ieri, il nostro Jive Jazz, sempre della Fanstoys. E quindi concludo questo breve video con il quale ho voluto condividere questo quartetto, questa piccola emozione che sto inseguendo da un po' di tempo, appunto per avere questo quartetto, quindi perché non condividerlo con voi in questo canale dove appunto cerco di esprimere soprattutto passione ed emozione, ma ancora di più la fantasia che nutre e rende l'anima eternamente giovane.